Buonasera a tutti amici, ebbene sì, sono loro, sono i Jethro Tull, band leggendaria del rock progressivo, band inglese, band che ha fatto anche lei la storia del rock degli ultimi 60 anni, una band, Jethro Tull, che prende il nome, pensate un po', da un famoso agronomo vissuto in Inghilterra nel Settecento che si chiamava appunto Jethro Tull. Ma quando si parla, cari amici, bentornati della biblioteca Rembrandt 12 e caro amico presidente Roberto e cari tutti voi, quando si parla di Jethro Tull ovviamente non bisogna dimenticare che i Jethro Tull sono sostanzialmente Ian Anderson. Ian Anderson, il loro leader, il loro frontman, il compositore del 90% delle loro canzoni, il grande flautista autodidatta, dopo vi spiegherò anche alcune cosine, vi racconterò degli aneddoti, il loro flautista autodidatta e anche chitarrista e polistrumentista, nato in Scozia, a Edimburgo, e che a 4 anni, con i genitori, si trasferì in una città di circa 100.000 abitanti, poco a sud del Vallo di Adriano, che divide, come sapete, l'Inghilterra dalla Scozia, e la cittadina si chiama Blackpool, quindi una cittadina inglese, dove si trasferirono i signori Anderson, l'equivalente del nostro D'Andrea, si trasferirono i signori Anderson in questa cittadina anche a nord di Liverpool, di Manchester e di Birmingham. Poi da lì il nostro Ian Anderson, nato più o meno nel 1945-46, anzi mi pare 46, quindi va per i 76 anni, da lì il buon Ian Anderson si trasferì a Luton. Luton è un paesino famoso per essere sede di uno dei 4 aeroporti principali della città di Londra. Si trasferì a Luton, dove iniziò l'attività artistica. I Jethro Tull sono stati negli anni 70, negli anni 60, si sono costituiti nel 1967 e negli anni 60 sono stati una di quelle band che hanno reso famosa la Gran Bretagna, come i Beatles, come i Rolling Stones, come i Cream e tanti altri che adesso mi sfuggono così. E infatti anche Mr. Anderson venne nominato circa una ventina di anni fa, venne nominato anche lui baronetto, come sono stati nominati ai tempi i Beatles e tanti altri artisti
e musicisti inglesi che hanno fatto fare anche, diciamo la verità, tanti soldini all'industria discografica britannica. Dicevo, Jan, che non è altro che il nome John tradotto in gaelico, tradotto in scozzese. Il bravo Jan era un figlio della buona borghesia di Edimburgo, studiava chitarra, anche lui in quei tempi si era acquistato la sua bella chitarra in un negozio ed era anche un seguace del suo coetaneo, grande chitarrista Eric Clapton, di Londra invece. E fu così che iniziò a suonare la chitarra cercando di imitare Eric Clapton. Ma un bel giorno si rese conto che sì, ok, d'accordo, la chitarra la suonano tutti in quel periodo, era ed è ancora oggi, ma soprattutto allora era lo strumento più diffuso tra i giovani, era uno strumento altamente socializzante, però lui voleva fare qualcosa di diverso. E allora un bel giorno andò in un negozio di articoli musicali di Blackpool e scambiò la sua Fender Telecaster, è uno dei tipi maggiormente diffusi assieme alla Stratocaster di chitarre elettriche Fender, e la scambiò con un meraviglioso flauto traverso. Eravamo quindi più o meno alla fine degli anni 60. Lo scambiò con questo flauto traverso e incominciò a studiarlo da autodidatta. E nel 1969 uscì il primo album, il primo LP dei Jethro Tull, che si intitolava Stand Up, dal quale è stato tratto il primo pezzo che vi ho fatto ascoltare questa sera, la famosissima Bourée, che come sapete è stata poi l'invenzione di Ian Anderson, anche qui è stata quella di unire il rock progressivo, progressive rock, con la musica classica e quindi andare a toccare Bach con la sua suite per liuto e ricavarne da questa una canzone che ha fatto la storia della canzone moderna. Ed è un pezzo tutto strumentale. Quindi del 1969. Già vi dico subito una cosa: i Jethro Tull hanno venduto circa 60 milioni di dischi nel mondo. Sono ancora in attività. Il perno è sempre lui, è sempre Ian Anderson, famosissimo anche per la sua postura, per la sua postura su una gamba sola, quasi da, come si potrebbe dire, da giullare di corte, da menestrello. Il suonare il flauto che quasi integrava il suo, anzi, integra tuttora il suo corpo. È un tutt'uno con questo grande strumento. E stare su una gamba sola ha significato per lui anche imitare un pochino i flautisti dell'epoca antica. Infatti lui si è rifatto molto a chi? Per esempio alle figure di Krishna nell'induismo, che è rappresentato spesso nel suonare il flauto traverso, e anche di un'altra divinità degli indiani Navajo, che è la divinità Cocopelli, che è sempre rappresentata nella posizione di suonatore di flauto in bilico su una gamba sola. Vabbè, adesso ho parlato troppo. Vi ricordo solo una cosa. Ovviamente mi pare, alla 18ª puntata e ovviamente questo mio chiacchierare di musica deve così indicarvi anche la strada da percorrere per risentire nella vostra totale comodità a casa queste canzoni, queste melodie, questi pezzi strumentali che potete facilmente recuperare su YouTube oppure su quelle piattaforme digitali tipo Spotify oppure Amazon Music.
Ecco, io vi do, diciamo, vi do l'input, vi do il là, poi voi se vi garbano queste canzoni, se vi garbano questi complessi, questi cantanti, potete benissimo espandere la vostra conoscenza oppure niente, semplicemente ricordare quei tempi ascoltando meglio in cuffia questi favolosi pezzi. Ora vi faccio ascoltare subito un'altra canzone. Tratta sempre dal magnifico album che fu proprio anche il primo, sostanzialmente furono tre i grandi album grandissimi dei Jethro Tull, Stand Up, Aqualung del 1971 e Thick as a Brick che mi pare dell'anno successivo, del 1972. Ora vi faccio ascoltare un altro pezzettino tratto da Stand Up e il pezzo si intitola... Si intitola Nothing is Easy. Un attimo solo. Hope you had a good time. We'll see you next year, maybe. See you again. Certo, qui siamo nel campo proprio dell'hard rock progressive a tutto spiano. Ad alcuni magari potrà non piacere, ai rockettari come me, sinceramente piace molto questo genere. Vediamo un po', in queste nostre chiacchierate anche di raccontare qualcosa di come sono nati questi Jethro Tull. Dicevamo che da Edimburgo, dove è nato, il nostro amico Ian si spostò con la famiglia a Blackpool. Lì conobbe dei chitarristi che divennero famosi poi anche in altri gruppi, ma che iniziarono proprio con lui. Uno di questi si chiamava Tony Iommi, che poi non stette molto con i Jethro Tull, ma poi andò a fondare un altro grande gruppo rock progressive dei tempi, che sono i Black Sabbath. Assieme a lui formarono una prima band nel 1963, quindi avevano 16-17 anni, erano ai tempi in cui erano studenti in un high school inglese. La prima band che si chiamava, se non ricordo male, The Blades, si chiamava The Blades. E in questa band suonava pure un bassista molto famoso, un giovane bassista ovviamente, che si chiamava Glenn Cornick. Allora, Glenn Cornick, bassista talentuosissimo, mancino, è quello che si vede, nella prima pezzo che ho fatto ascoltare, il famoso Bourrée, che si vede suonare quello splendido assolo di basso che tutti i bassisti, come lo sono stato anch'io ai tempi, dovevano necessariamente imparare perché se no non sarebbero contati assolutamente nulla. Glenn Cornick purtroppo non c'è più, è morto abbastanza giovane, quindi a 67 anni è venuto a mancare.
assieme a lui suonava anche un altro chitarrista, questo di Londra, di Luton, che si chiama Mick Abraham, che ora ha la bellezza di 80 anni. Questo chitarrista fece molte cose assieme a Ian Anderson nelle prime formazioni dei Jethro Tull, poi si staccò perché voleva semplicemente dedicarsi solo ed esclusivamente alla musica blues e quindi non trovò più accordo con il frontman Ian Anderson e lasciò la band. Come dicevo prima, Ian Anderson è stato un autodidatta del flauto, però ebbe un grande aiuto. L'aiuto gli venne in famiglia dalla figlia. Aveva una bambina, una ragazzina, che studiava flauto a scuola, come a molti di noi sarà capitato ai tempi delle scuole, oppure ai nostri figli o nipoti. E questa ragazzina osava anche riprendere il papà che si esercitava col flauto traverso e gli diceva pure: "Guarda che stai impugnando male il flauto, oppure appoggi male la bocca, per cui così non va bene." Allora lui cosa fece? Di nascosto prese il metodo di studio per flauto della sua bambina e si mise la sera, di notte, a studiarlo proprio su quel metodo e diventò quello che vediamo ancora oggi, perché il nostro amico Jan ancora tiene tanti concerti in giro per l'Europa. Ascoltiamo adesso ancora un altro pezzettino, sempre tratto dall'album Stand Up, e si intitola We Used to Know. È una ballata molto, molto bella e anche molto semplice come esecuzione per chi volesse cimentarsi, accordi molto semplici, molto orecchiabile. E vi faccio ascoltare un pezzettino e poi dopo riprendiamo le fila di questo discorso. I temi delle canzoni di Jethro Tull non sono temi banali, non sono canzonette, non sono quelle che Paul McCartney chiamava silly songs e per le quali fece una bellissima canzone, proprio come critica. Parlo di Paul McCartney un attimo, una piccola parentesi, come critica a tutti quelli che dicevano che Paul faceva solo canzonette al contrario di John Lennon e di George Harrison. E infatti Paul McCartney scrisse quella canzone, Silly Love Songs, per dimostrare che non era proprio così. Torniamo ai nostri Jethro Tull. Il nome Jethro Tull, abbiamo detto che scaturisce dalla
da quel famoso agronomo inglese del Settecento, ma dovendo andare a fare le serate, questi giovani ventenni, venticinquenni degli anni 60-70, dovevano andare a fare le serate, suonare anche nei pub, suonare nelle house dedicate alla musica rock progressive. E spesso e volentieri, per essere richiamati a fare una seconda serata, dovevano cambiare il nome della band. Per cui tante volte cambiavano il nome per apparire sempre nuovi. Fino a che un bel giorno, proprio mi pare in una house di Londra, un impresario disse: ma guarda che in quella house vi vogliono con l'ultimo nome che avete utilizzato, che è stato Jethro Tull, per cui non ripresentatevi con un nome nuovo di invenzione, perché vi vogliono ascoltare proprio col vostro vecchio nome che è scritto sulla gran cassa della batteria. E da allora non lo lasciarono più e rimasero per sempre Jethro Tull. Dicevo prima che i testi non sono mai banali, perché Ian Anderson, con una certa ironia e anche un sarcasmo che contraddistingue questo personaggio molto originale, che anche per il modo di presentarsi sul palcoscenico mi ricorda molto un altro grande nostro musicista, compositore e cantautore, che è il nostro Angelo Branduardi, lui col violino e invece Ian con il flauto traverso. Ecco, scrisse sempre testi impegnati, cioè testi che riguardano temi corrosivi della società di allora, temi sociali, temi religiosi, anche temi politici e di morale, di etica e di morale. Dicevo prima, con quel sottile sarcasmo che gli inglesi chiamano con una bellissima espressione tongue in cheek, cioè lingua sulla guancia. Sì, il nostro baronetto Sir Anderson è un tipo molto 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 originale. Veniamo adesso ad un altro famosissimo album di Jethro Tull, che ebbe molto successo. Parliamo di un album che è stato composto e rilasciato nel 1971 e si intitola Aqualung, o Aqualung, non lo so, ritenuto da tutti un concept album, come andava di moda allora, soprattutto per quanto riguarda le band di rock progressive. Aqualung è la storia sostanzialmente della vita di un clochard, scusate, di un barbone, che poi è anche quello illustrato sulla famosa copertina di questo LP, nella quale appunto si vede la figura, direi molto cruda, molto cupa, oserei dire quasi impressionante, di un clochard mezzo gobbo che cammina in maniera anche quasi claudicante, che molti hanno detto che assomiglia un pochino alla postura di Ian Anderson quando si esibiva sui palchi. E questo Aqualung ha delle particolarità. Innanzitutto abbiamo detto è un concept album, quindi ha una storia, un inizio, una parte centrale e una fine. È tutto collegato, cioè i testi di tutte le canzoni che compongono questo album sono collegati. E poi anche qui abbiamo da dire solo due cosette sul titolo di questo LP, Aqualung. Aqualung sostanzialmente non è altro che il nome di uno dei primi autorespiratori da subacquei usati dalla marina inglese. Era proprio un modello di autorespiratore, quelli con il boccaglio, che usavano i sommozzatori, e si chiamava Aqualung. Vi faccio ascoltare innanzitutto la omonima canzone che dà il titolo a questo LP e anche un pezzettino di altre due molto interessanti. Una si intitola My God, ovviamente tema religioso,
e l'altra si intitola Locomotive Breath. Un attimo solo e come sempre ve le faccio ascoltare. Due pezzettini, eh? Roberto, stai tranquillo, tra poco finisco. È che Jethro Tull, io sono innamorato di questi Jethro Tull. Bene, vi dico solo, vi racconto solo un'ultima curiosità di questa band che ha avuto come perno centrale, come dicevo prima, componente e membro fisso dalla nascita, Ian Anderson, a parte un periodo centrale negli anni 90 dove si disunirono e sostanzialmente i Jethro Tull quasi sembravano essersi sciolti, in effetti erano rimasti latenti, diciamo latenti. Non arrivarono mai a sciogliersi del tutto, però rimasero per parecchi anni un po' latenti, anche perché arrivarono altri gruppi, diciamo nella loro specialità musicale, per cui ok, lasciarono un po' il passo. La curiosità è una curiosità che interessa molto di questi giorni, perché ne parlano i media, i giornali, e giustamente è all'ordine del giorno, è all'ordine del giorno. Ne ha parlato anche ieri sera, per chi ha visto il Festival di Sanremo, la bravissima Drusilla Foer, in quel monologo in cui ha parlato della diversità e dell'unicità. E mi pare anche che il nostro presidente abbia dedicato un piccolo post riportando proprio quel monologo, un post nel quale, e anch'io sono d'accordo con lui, è d'accordissimo col discorso che ha fatto quel bravo attore o quella brava attrice, insomma, che è Gianluca, no, come si chiama? Gori, in arte Drusilla Foer. Nella compagine dei Jethro Tull per 5-6 anni ci fu un bravissimo arrangiatore, pianista e tastierista che oggi ha 85 anni e può considerarsi a tutti gli effetti il primo musicista transgender della musica moderna, della musica di questi nostri ultimi 50, 60, 70 anni. Si è chiamato fino a un certo momento David Palmer e poi dopo il cambio di sesso diventò semplicemente D, cioè D Palmer, e continuò a fare il tastierista e l'arrangiatore, anzi un valente arrangiatore. Ora concludo la mia video rubrica dandovi appuntamento alla settimana prossima. Torneremo a parlare di band o di cantautori italiani, state tranquilli, non è che mi dimentico di loro. Vi faccio ascoltare gli ultimi due pezzettini di questi Jethro Tull. Ringrazio come sempre tutti gli amici della biblioteca Rembrandt 12 che con tanta pazienza forse mi seguono. Vi prego come sempre di lasciare un vostro commento. E come sempre potete vedere questo video con comodo anche dopo le ore 8 di domenica prossima quando andrà online. Vi auguro a tutti una meravigliosa serata. Un attimo e vi faccio ascoltare gli ultimi due pezzettini.
Questo che vedete è il Ian Anderson dei nostri giorni, solo per la curiosità di farvi vedere com'è oggi. Un gentile signore, un countryman. It's always been like that, but I think it's been confined to cheerful banter in the local pub between mates, as opposed to ranting in public, whether it's on Twitter or Facebook or some other. Arrivederci e un abbraccio a tutti voi, cari amici.